Buonasera, sono Laura Antichi, volevo presentarvi un registratore molto utile dello schermo che si chiama Apoer Soft Screen Recorder Online. Scrivete questo, Apoer Soft Screen Recorder Online, nella casella di ricerca di Google e poi collegatevi al sito. È un'applicazione che è accessibile anche senza fare login, è utilissima per registrare lo schermo, per condividere delle applicazioni e per fare quindi delle video lezioni. E basta cliccare su Start Recording. Vi chiederà di aprire il Lancer oppure di scaricarlo se non avete mai avuto accesso a questa applicazione. Allora è interessante perché non ha limiti di registrazione. Come vedete si è aperta la mini finestra, posso rendere la finestra full screen, come vedete, e poi iniziare la registrazione con REC. E qui avete delle impostazioni e delle opzioni, lasciamo tutto così comunque e iniziamo la registrazione. Appena iniziata la registrazione mi dice Are you ready? Se sono pronto, sì. Cocco inizia a questo punto la registrazione. Posso attivare nel momento in cui inizia la registrazione anche la webcam. La mia webcam è questa. Ok. E posso poi condividere o delle applicazioni che ho aperto sul mio computer, ad esempio prendiamo questa, e sulla questa applicazione posso eventualmente agire con il tasto penna. Questo, posso poi scegliere lo spessore, il colore, lo lascio rosso e come vedete mi dà la possibilità di inserire delle caselle, di inserire dei cerchi, delle linee, di poi sì, delle sottolineature con la penna di evidenziare, ad esempio, e di anche scrivere qualcosa, ad esempio, potrei scrivere ciao, oppure potrei scrivere delle istruzioni direttamente. Chiudo questa finestra. Mi dà anche la possibilità, mi è rimasta sulla questa finestra, di navigare, ad esempio, di navigare sul mio browser. Naturalmente tutte queste cose le cancello, le ho ora cancellate perché non mi servono in questa applicazione, magari in questa applicazione faccio altre sottolineature. Dire, metto una freccia, quindi c'è la possibilità di interagire con le presentazioni o con i siti per mettere in evidenza qualche cosa. Posso poi fermare la registrazione alla fine, quando ho finito di mostrare qualche cosa, quindi clicco sullo start.
adesso era partita, me la fa risentire e poi mi dà la possibilità di salvare questa registrazione come video oppure di uploadarla nel cloud oppure di condividerla. Allora salvo l'applicazione, save as video file, file no, save as video file e mi dà il numero della registrazione, vedete, e mi dà la possibilità di risentire quanto ho poi registrato o di aprire il folder dove open folder dove ho la registrazione salvata. Ok, faccio done e questo è tutto riguardo a questa interessante e gratuita risorsa online che si chiama Free Online Screen Recorder di apoerSoft.com. Ciao!